Eccoci qua, buonasera a tutti. E beh, allora, con l'esortazione fatta dalla professoressa Severino ci siamo caricati di grandi aspettative per il piccolo dibattito che adesso devo tenere, la conversazione con i vostri due colleghi che ci aiuteranno a capire. Voi lo sapete già, ma siccome ci ascolta anche un palco, quello esterno, quello che ci guarda dalla TV molto esteso, dovremmo raccontarlo anche verso l'esterno, appunto, quello che è il cambiamento che state vivendo in questo momento, che è un cambiamento che riguarda intanto la cornice all'interno della quale siamo tutti, che è quella europea, che ovviamente vi obbliga a continue trasformazioni e adeguamenti di carattere normativo, e poi abbiamo anche tutti i cambiamenti legati alla tecnologia. Una riflessione appunto veloce ma molto significativa la professoressa Severino l'ha fatta, per cui questi saranno i due argomenti con i quali io mi intratterrò con l'avvocato Dario Bolognesi, fondatore dello studio Bolognesi Avvocati Penalisti d'Impresa, e l'avvocato Chiara Padovani, fondatore dello studio legale Padovani, che invito a salire sul palco. Che ringrazio, eccoci qua, buonasera. Molto bene. Allora, questa sera abbiamo un po' scombinato le carte con Marco, siamo stati un po' monelli, perché generalmente è Marco che chiama gli ospiti, poi io arrivo, invece stasera ho deciso di essere io quella che avrebbe dato il benvenuto ai nostri ospiti. Allora, parliamo come primo argomento di Europa, dicevamo, non di elezioni politiche europee, anche se in realtà anche quello poi ci interessa, perché quando nasce un nuovo governo, da lì poi si manifesta una sensibilità dell'azione in un certo modo, in una certa direzione o in un'altra. Il nuovo contesto politico, il nuovo governo che si formerà, sarà chiamato a continuare questo processo di armonizzazione dei vari governi, che tutti sono chiamati chiaramente ad assumere standard comuni di comportamento in tutti i settori, dal settore finanziario, economico, bancario, che sono poi i settori di cui prevalentemente parliamo. Voi siete penalisti d'impresa e quindi avvocato Bolognesi. Allora, noi in questo momento, come diciamo paese, come governo italiano, mi pare di capire che siamo in attesa di un disegno di legge che delegherà al governo il compito di attuare una direttiva che ha ormai quasi 2 anni di vita, quindi credo che siamo entro i tempi per il recepimento, perché generalmente uno Stato ha 2 anni, se non ricordo male, e questa direttiva è la 1371, sul contrasto delle frodi che ledono gli interessi dell'Unione. Allora, come dicevo, forse sono temi che per voi sono ovviamente nell'ordine della quotidianità, ci ascolta però anche un pubblico dall'esterno. Le chiedo di spiegarci in che cosa consiste questa importante novità per voi penalisti d'impresa, insomma, come sta anche il governo pensando di recepire e quindi di, come dire, assumere il contorno italiano, dare questa forma italiana a questa direttiva, che mi pare di capire sia abbastanza importante. Sì, grazie. Mi permetto di fare una piccola premessa prima di entrare. Ho già sbagliato qualche cosa, avvocato. No, prima di entrare in porta già in tribunale subito. Per sottolineare che la sfida per i penalisti del futuro è sempre la stessa, è sempre quella che ha indicato la professoressa Severino, che diciamo credo tutti noi ringraziamo per le sue bellissime parole. È vero che il lavoro, l'attività, la professione dell'avvocato penalista si è modificata molto in questi anni, nel senso che eravamo per lo più abituati... Provate ad avvicinare un pochino il microfono, avvocato, grazie. Eravamo per lo più abituati ad intervenire a monte del fatto di reato, a monte del delitto. Oggi... diciamo il 50%, forse anche più, della nostra attività, soprattutto per i penalisti che si occupano di penale d'impresa, è invece un intervento collegato a valle, alla prevenzione, collegato alla compliance, collegato ad un'attività molto importante per impedire che i nostri assistiti, le imprese che sono nostri clienti, cadano, diciamo, nel reato. Ecco, però la sfida grande è sempre quella che si diceva prima, cioè dell'anima con cui si fa questo mestiere. Per passare a quello che lei accennava e per dimostrare appunto come la sfida
di questo tipo, cioè quella che riguarda la compliance, quella che riguarda la prevenzione, sia sempre quotidianamente più importante, l'esempio che lei ha fatto è significativo, perché la direttiva europea 1371 del 2017, che è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio il 5 luglio del 2017 e che ancora non è nel nostro ordinamento recepita, non è stata recepita totalmente. Mi pare che il disegno di legge sia in Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei Deputati. È comunque una direttiva strettamente collegata al nostro lavoro di penalisti, perché riguarda la tutela penale degli aspetti, degli interessi finanziari dell'Unione Europea. E, diciamo, il legislatore europeo si è, diciamo, interessato ed è attento alla natura transnazionale di alcuni reati, tant'è vero che quello che è stato sottolineato particolarmente è quello delle frodi in materia di IVA transfrontaliera, appunto, che è, diciamo, un problema che quotidianamente, diciamo, ci troviamo di fronte e si tratta, diciamo, di un pericolo grave. La cosa importante da sottolineare è che la direttiva impone agli Stati membri di individuare una possibile responsabilità degli enti in ordine a questo reato e quindi noi ci troveremo tra breve ad avere come reato presupposto della responsabilità degli enti anche questa nuova fattispecie, che è quella della frode IVA transfrontaliera. Ecco, quindi, diciamo, questo è un esempio di come l'avvocato deve svolgere anche attività consulenziale per preparare le aziende a questi possibili scenari. Esatto, la sfida è proprio questa, cioè di essere pronti, preparati e anche, diciamo, di guardare al futuro, perché io, per esempio, ritengo che nel momento in cui il legislatore italiano sarà costretto a coniare questa nuova norma da inserire nel proprio ordinamento nella 231, potrebbe essere indotto a inserire finalmente nella 231 i reati tributari, che ancora non fanno parte di questo complesso, con tante critiche su questo punto. Da ultimo anche le Sezioni Unite, nel trattare una questione in materia di confisca, hanno stigmatizzato il fatto che i reati tributari non siano ancora entrati nella 231. Però, lo dico ai colleghi penalisti più attenti, sicuramente ciascuno di noi dei reati tributari ha tenuto conto anche nel passato nel predisporre i modelli organizzativi per i nostri clienti, perché è ovvio che il reato tributario è propedeutico ad altri delitti come l'autoriciclaggio, quindi la previsione da parte del penalista di questo tipo di situazioni è importante. Chiudo dicendo che insieme alla direttiva è stato emesso anche un regolamento che ha introdotto e costituito la Procura europea, nel senso che accadrà che per questi reati transnazionali le procure nazionali sono obbligate a comunicare alla Procura europea l'esistenza di questa fattispecie e il procuratore europeo, che può essere, diciamo, ovviamente appartenente a uno dei Paesi membri, ma che è diverso dai procuratori che svolgono la loro attività in Italia e nelle altre nazioni, può avocare a sé questa indagine e quindi ci troveremo a discutere sì davanti ai tribunali italiani, ma ci potremo trovare a discutere con un pubblico ministero europeo. Come diceva l'avvocato Severino, sarà comunque sempre il nostro nemico. E vabbè, l'importante è che poi ritroviate anche in sede europea, avvocato, questo spirito di solidarietà che a quanto pare contraddistingue soprattutto la vostra categoria qui in Italia. Le nuove norme impongono, da quello che ho potuto capire studiando un pochino per questa sera appunto, che le aziende di media dimensione si dotino di organismi di controllo interno anche per rafforzare un po' la propria capacità, diciamo, di difesa nel caso in cui incappino, immagino, in reati di questo tipo.
Ecco, l'industria, l'impresa italiana è pronta ad un cambiamento di questo tipo? State trovando delle difficoltà, delle resistenze? Che cosa vuol dire poi media dimensione, avvocato? Questo è un tema molto più casalingo, no? Ci potete aiutare con un pochino di silenzio? Noi vi saremmo grati, perché si sente molta, molta confusione da qua. Grazie. Dicevo, è un tema molto più casalingo e anche molto più recente, perché attiene al decreto legislativo numero 14 del 2019, quindi recentissimo, il quale ha stabilito che anche le medie e piccole imprese, le SRL, le cooperative che hanno questo tipo di connotazione, debbano munirsi di un organismo di vigilanza nel momento in cui si ritrovano ad avere un fatturato di oltre 2 milioni di euro, una situazione patrimoniale dello stesso spessore, e si trovino ad avere almeno 10 dipendenti, mentre prima si parlava di 50 dipendenti. Quindi, come lei diceva, è una novità importante, perché vuol dire che il legislatore italiano vuole controllare anche la media e la piccola impresa, perché vede annidarsi in queste realtà il pericolo di reati di tipo societario o di altro genere. Fino a qualche anno fa si diceva, da parte anche degli studiosi del diritto e anche da parte dei tecnici, che sarebbe stato meglio non costringere questo tipo di piccola impresa a munirsi di un organismo di vigilanza e di un modello ai sensi della 231, ma questo recente decreto porta proprio a questo. Porta, diciamo, a munire anche la piccola impresa di un modello ai sensi della 231, perché se si deve nominare un organismo di vigilanza, se si hanno degli obblighi in materia di privacy, se c'è tutta una situazione, diciamo, di controllo così stretta, tanto vale diciamo, porsi nella condizione di avere un modello organizzativo ben fatto, e qui ecco che la nostra attività di penalisti prende diciamo, la sua dimensione. E, diciamo, si tratta di un'altra sfida questa, e cioè quella di essere pronti a, diciamo, coadiuvare la compliance anche delle piccole imprese a questa nuova realtà. Avvocato Padovani, vengo a lei adesso, magari gli può dare il microfono, grazie, perché qua uno ne tengo io perché sono molto gelosa, l'altro lo faccio dividere tra gli ospiti. Allora, avvocato penalista e orizzonti transnazionali, da quello che capisco, vabbè, non è, diciamo, proprio una novità, però insomma voi avete a che fare con dei codici che sono degli ipertesti, sempre aperti, sempre in aggiornamento, diciamo la sfida europea rende il vostro lavoro particolarmente impegnativo, anche perché l'impresa italiana oggi, diciamo, è sempre di più invitata a non mantenere la sua attività solo nei confini domestici, ma viene invitata in realtà a diversificare proprio la sua attività, perché altrimenti non si sopravvive anche ai momenti di crisi. Da qui il vostro ruolo si intensifica sempre di più, perché le imprese che vanno sui mercati internazionali vanno guidate anche proprio per evitare di entrare in conflitto con gli altri ordinamenti, anche in totale buona fede facendo il loro lavoro. Voi come vi mantenete costantemente preparati e sempre pronti, insomma, a queste sfide, che veramente ce n'è una al giorno? Ma il tema in realtà è reciproco, perché non è soltanto delle imprese, delle realtà economiche oltre confine, ma il problema sono anche le indagini che si aprono in Italia e che riguardano realtà economiche straniere. Quindi c'è una reciprocità in questo, e questo impone un'attenzione particolare a quelle che sono le metodologie di indagine transnazionali. Non è un caso che l'ordine di indagine penale sia già parte, come è noto a tutti, sia già parte del nostro ordinamento, ma ricordiamo anche che la Commissione europea, che è sempre più attenta a snellire le modalità di acquisizione transnazionali della prova, quindi del dato probatorio che poi si formerà in dibattimento, ha emanato due proposte che sono particolarmente impattanti sulle garanzie dell'imputato, sia dell'imputato straniero che dell'imputato nostrano, e sono quelle che riguardano essenzialmente la prima, il regolamento sulla acquisizione della cosiddetta e-evidence,
Quindi un regolamento, una proposta di regolamento varato dalla Commissione europea deve essere ancora approvato, ma che riguarda essenzialmente lo snellimento massimo nella cristallizzazione della prova elettronica, che è diversa dalla prova informatica, quindi non è più un dato squisitamente digitale. L'altro molto interessante è sempre una proposta di direttiva che prevede la definizione a livello comunitario di criteri per l'identificazione e la designazione dei legali rappresentanti degli internet provider. Questo perché? Perché attraverso questa comune designazione, sulla base di questi comuni criteri di designazione, è molto più facile per le autorità investigative, per i Joint Investigation Team, per gli organi di polizia transfrontalieri di acquisire il dato grezzo di cui hanno bisogno. E tra l'altro questo fa da specchio, possiamo dire, con quella che è la tendenza dell'uso dell'intelligenza artificiale, che sta diventando sempre più concreta, quantomeno nelle sue prime applicazioni. Perché dico questo? Perché ad esempio negli Stati Uniti è già praticato dalle forze di polizia un sistema di calcolo algoritmico che sulla base della vita digitale di un soggetto opera delle previsioni sulla sua attitudine a delinquere, la cosiddetta predictive policing. È evidente che questo si basa sull'acquisizione dei dati presi dagli internet service provider, e quindi la facilitazione, lo snellimento delle procedure di identificazione fa da strumento fondamentale per l'analisi di questo tipo di... Questo ci rende piuttosto chiaro il messaggio che la professoressa Severino ha indicato prima, cioè sì, che la rivoluzione digitale, non ci sarà intelligenza artificiale o blockchain che potranno arrivare, che renderanno trascurabile il vostro lavoro, anzi se possibile lo renderanno ancora più importante e cruciale. Diciamo che dovrete ulteriormente specializzarvi magari in certi campi. Certamente, è un problema di linguaggio, quindi è un problema di mutamento del fenomeno. Ritengo che i parametri, i predicati del diritto penale rimangano identici, quindi è il fenomeno che cambia, è il linguaggio che cambia, ma le garanzie che devono essere preposte alla tutela dell'imputato, come della vittima del reato, devono essere non solo le stesse, ma devono essere ulteriormente innalzate. Lei ha fatto l'esempio del blockchain, che è un'altra forma di certificazione della prova, che è in atto, c'è un progetto, il progetto Crio, che è stato anche discusso recentemente. I notai la usano per certificare gli atti. Esatto, e si pensa che possa essere uno strumento attraverso il quale si possa bloccare e provare una volta per tutte un determinato dato web caricato in un determinato momento. Quindi si tratta di una certificazione decentralizzata con un controllo diffuso, che è esattamente il contrario dell'acquisizione della prova informatica, così come disciplinata E quindi per voi è un'opportunità, oggi, come dire, questo tipo di utilizzo di questa tecnologia per il vostro lavoro? È un'opportunità, ma tutte le tecnologie sono delle... Certamente, ecco. Tutte le tecnologie sono un'opportunità, la scienza è un'opportunità, la tecnica, la tecnologia è un'opportunità. Dipende dall'approccio del professionista. Certamente, dipende dal sistema di controllo. Certo. Ottimo, io ringrazio l'avvocato Dario Bolognesi e l'avvocato Chiara Padovani per averci chiarito un pochino di più il pensiero su temi così complessi.